prossimo, quello tra il Quirinale e il Movimento 5 Stelle, che accusa Napolitano di voler salvare con l'amnistia e l'indulto Berlusconi. Il Colle, comunicato dal Colle pochi minuti fa, chi dice così se ne frega del paese. Questa è proprio l'espressione che è arrivata da un comunicato del Quirinale. Tantissimi sms stasera, grazie, continuate a scrivere, ci stiamo occupando di svuota carceri e di tanti altri problemi. Domani sera, vi ricordo, ci sarà un focus speciale sulla tragedia del Vajont. Ricorderete tutti il 9 ottobre del 1963 alle 22:39, la frana del Monte Toc che si abbatté come un fulmine all'interno del bacino sottostante, sollevando un'onda gigantesca che distrusse Longarone, Erto, Casso. 1900 i morti, c'è chi dice anche di più. Domani sera con Luigi Dal Paus, Maurizio Paniz, gli Alpini e i Superstiti. Grazie a tutti quelli che contribuiranno domani a questa puntata, ma riprendiamo dal nostro titolo, e cioè questo Napolitano che svuota le carceri, Morena Martini. Allora, tantissimi messaggi anche a favore dell'amnistia, eh. C'è anche chi dice no, bisogna fare questa amnistia, quindi come al solito era un fiore del carcere. Oppure... No, c'è il problema, è veramente, io sono contenta che condivido quello che ha detto il sindaco di Silea, sono preoccupata anch'io, perché la penso esattamente come lui, quindi io sono diventata del PD io ho le larghe intese. Ci sta, ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che nelle cose di buon senso siamo tutti uniti, nelle cose di buon senso. Io dico, le carceri, ma Napolitano ha mai pensato di entrare in qualche scuola superiore o elementare di qualche paese d'Italia per vedere in che condizioni va a scuola il futuro dell'Italia? Ha mai pensato di farlo? Abbiamo le scuole che cadono a pezzi. In carcere, cioè dentro il 90% delle persone che è in carcere ha commesso un reato. Il 10% può darsi che sia anche innocente, ne abbiamo avuto purtroppo molte dimostrazioni. I ragazzi che vanno a scuola sono quelli che dovranno formare, sono la prossima classe dirigente, è il nostro futuro. Abbiamo le scuole che cadono a pezzi, i comuni e le province non possono costruire o investire sulle scuole perché sono attanagliati dal patto di stabilità. Lasciassero libere le province di poter costruire, i comuni di poter fare, innanzitutto si dà un piccolo volano per l'economia, i ragazzi vanno a scuola in sicurezza. Sì, ma vada il presidente a vedere dove fanno educazione motoria i nostri ragazzi, sotto gli scantinati, dove vanno a scuola i nostri, in che banchi si siedono, cioè sembra quasi che sta gente viva lontana da quella che è la realtà. Venga un giorno, presidente Napolitano, scelga qua tre sindaci, scelga uno dei nostri comuni che sono piccoli comuni, lasciamo perdere Venezia, venga da noi una giornata a scelta, va bene anche sabato e domenica, si sieda vicino a uno di noi e faccia il confessore della gente che viene a chiedere il contributo per poter mettere insieme un piatto di minestra con un piatto di riso alla sera, un piatto di gente che non ha mai che non è mai andata a rubare, gente che ha sempre vissuto dignitosamente e che vive con 420 euro di pensione al mese. Venga con noi, dopo magari sulle carceri apriamo un'altra parentesi. Qualcuno ha scritto, ma gli zingari non pagano la TARES, è vero. Le risulta questo? È vero, cioè, è vero. Ma in base a quale, diciamo, quale cultura, principio, nel senso che non hanno anche cultura, se pagano l'acqua, le tradizioni non fanno, pagano l'acqua, ma è la loro cultura, Marco, cosa sei razzista? Ha no? Visto prima che hanno dovuto chiudere l'acqua in un cimitero a Granze, a Padova. Sindaco, lassù sull'altopiano, però insomma il problema di immigrati, di illegalità non ne avete. Cioè, abbiamo un po' qualche bassanese, ma no. Diciamo che qualche volta succedono dei furti in serie perché arrivano delle bande da fuori e quindi fanno proprio dei ride. No, io volevo solo dire che ricondurmi un po' a quello che ha detto Cesaro prima.
Il napoletano secondo me ha fatto anche bene a tirare fuori questa cosa, perché siamo stati condannati dalla comunità europea, c'è un problema delle carceri, c'è un problema che i giudici, siccome non riescono a celebrare i processi, a condannare la gente alla fine, perché vanno tutti in prescrizione, a parte gli omicidi gravissimi, cioè, allora usano più di qualsiasi altro stato del mondo la carcerazione preventiva. Infatti il 40% delle persone che sono in carcere sono in attesa di giudizio, e questo non mi sembra neanche umano. Mettere uno in attesa di giudizio dentro in 10 metri quadrati, per colpa di quale cosa la comunità europea ci deve condannare. Comunque è un problema, diciamo, di poco conto. Il problema principale, caro Cesaro, è che siamo governati da una classe dirigente di incapaci che ci ha portato il più bel paese d'Italia, cioè il paese del mondo, e anche da un punto di vista, diciamo, dell'effervescenza intellettuale dei suoi imprenditori, dei suoi operai, come dicevi tu, e delle maestranze, a crescere più dello Zaire di qualche altro, perché siamo ultimi al mondo in crescita, siamo l'unico paese che è da 10-12 anni che non cresce. Diciamo che 20. E che abbiamo praticamente un declino che a un certo punto dovremmo cercare di invertire questa tendenza. Io sono molto, diciamo, critico sia nella classe dirigente, non solo dei politici, che questa ormai è ben nota, ma anche degli imprenditori, perché penso che i nostri rappresentanti degli imprenditori sono generalmente molto più bravi a non darsi la cravatta e mettersi in posa, no? Essere appuntiti, piuttosto che a far andare bene le proprie aziende, perché se tutte le aziende degli imprenditori che rappresentano gli imprenditori andassero bene, evidentemente il PIL dovrebbe, perché lo Stato con l'aumento della spesa pubblica che fa parte del PIL, no, ci ha sempre messo del suo, perché la spesa pubblica è sempre aumentata negli ultimi anni. Quindi lui, la sua parte per aumentare il PIL l'ha sempre fatta, perché noi dobbiamo dire che la spesa pubblica fa parte integrante del PIL. E quindi la problematica di abbassare la spesa pubblica è che se noi abbassiamo di 2-3 punti, come dice Giannino, come dicono i liberali, diciamo, radicali, la spesa pubblica di 6-7 punti, vuol dire, siccome la spesa pubblica è il 51% del PIL, abbassare il PIL del 3%. E questo non ce lo possiamo permettere. Posso rispondere? Sì, certo. Se mi rispiega un attimino l'attacco contro gli industriali, anche perché ha un ruolo, perché non lo condivido o non l'ho capito, però non è che si dice abbassare la spesa pubblica e quindi perdere punti del PIL, si abbassa la spesa pubblica e i soldi risparmiati li si investe in qualcos'altro, il PIL rimane lo stesso, ma invece che spenderla la rendi costruttiva. Come si fa, scusa, com'è che succede? Com'è che si fa abbassare la spesa pubblica se io, scusa, perché a un certo punto 2 più 2 bisogna che faccia 4, se io spendo 800 milioni di euro per far girare la macchina, ok? Se ne spendo miliardi di euro, no? Se ne spendo il 5% in meno, 5 per 8, 40, 40 in meno, bisogna che non li spenda, no, per risparmiarli, no. Perché se li porto via, certo, scusa, se certo, li porto via dai bidelli e li spendo con i forestali, se tu... io ho sempre spesi. Sì, se invece li spendi a fare un'infrastruttura, è la stessa cosa, perché è sempre spesa. Ma se tu 5 miliardi li risparmi, restano ai lavoratori dipendenti, magari con il cuneo, con l'alleggerimento del cuneo fiscale, che possono comprarsi una macchina in più, un maglione in più. Ma una cosa li hai spesi, non è spesa pubblica. Come non è spesa pubblica? Se io mi compro una macchina, non è spesa pubblica, è spesa privata. Sei diventato comunista? Comunista? Sì. Socialista, sì, ma comunista no. Mai, Rossi, ma se restano 5 miliardi ai lavoratori o agli imprenditori, li investono, li spendono, invece... ma non in spesa pubblica, glielo dica lei. No, in spesa privata. Non ci arrivate a convincermi. In spesa privata. State entrambi sbagliando. No, secondo me è il buco nell'ozono che nell'alto piano sta facendo. È la rarefazione. Avete ragione voi. Ovvio che io ho ragione. Ma 2 più 2 fa 4, come l'hai detto tu, non fa 7 o 8. Il presidente dei giovani industriali ancora di parte. Voglio dire, Rossi, facciamo una spesa di 10, se 2 punti rovina, invece che buttarli via in spese, diciamo, di esempio, paese. Non so, riusciamo a eliminare i famosi forestali del coso Calabria. Della Calabria,
l'importiamo alla pensione senza neanche eliminarli in maniera drastica. Non compriamo le 35. Benissimo, cioè, facciamo per esempio un investimento a livello dello Stato, diciamo la spesa pubblica rimasta tale, ma con l'investimento si fa lavorare un'impresa che fa lavorare a sua volta altri operai. Scusi Presidente, non so se i telespettatori lo capiscono, ma questo è il problema. Se lei toglie 5.000 forestali, alla Calabria mancano 5.000 stipendi e questi non vanno più a bere la birra, a bere il caffè, a comprare il pane e sul pane pagano l'IVA. Ma dai, parlate. Dici, chiamano... 5.000 forestali, le aziende che hanno. Ma cosa c'entra la l'azienda? Li fanno lavorare. Lo stipendio è il modo più semplice di mettere i soldi sul mercato. Però una cosa certa è che l'Italia storicamente la piccola impresa l'ha sempre penalizzata, questo dobbiamo dircelo, perché per anni la Fiat, col fatto che poteva ricattare il governo centrale, ha ricevuto di tutto e di più, e la piccola impresa, col fatto che era l'evasore da colpire, non ha ricevuto nulla. Oggi l'impresa non ha più margini di evasione, la piccola impresa è in difficoltà, è strozzata, ci sono dei meccanismi di burocrazia ormai che non consentono più a un'impresa di lavorare serenamente, non c'è la certezza del diritto, perché uno quando ha pagato le tasse non sa nemmeno se quello che ha pagato sarà mai sufficiente, e tutta questa incertezza è figlia di quella stessa incertezza che impedisce a tanti investitori, a tanti imprenditori stranieri di venire in Italia, per la difficoltà di aprire un'impresa e per l'incertezza che c'è in Italia poi di fronte a un diritto che ha dei tempi Ma se lei fosse straniero dovrebbe investire in Italia, ma in questo momento un pazzo oppure come ha fatto qualche azienda tedesca, o non solo tedesca, viene in Italia, si compra i marchi, chiude l'azienda e se ne torna dove è venuta e ci ha spogliato. Il presidente dei giovani industriali sa benissimo che dal 2007-2008 ad oggi abbiamo perso quasi il 25% di produzione industriale, che non ci darà più nessuno. Questo è il dramma. Mi perdoneranno i detenuti, Io, ma questo però, è il dramma. Anche insistere un attimo. Faccio un esempio su quello che diceva prima. Allora, 50 dipendenti magari non so neanche, diciamo, prendiamo un settore che è assolutamente infruttifero, gente che sta seduta e non fa nulla. Riusciamo in qualche maniera a farli uscire da questo sistema, li assumo io, va bene, con gli stessi soldi lo Stato, quindi loro sono assunti, gli soldi dello Stato mi fa da fare le manutenzioni di un comune, loro tornano a lavorare e stavolta rendono un comune più bello, il paese si è arricchito o si è impoverito? Benissimo, questo bisogna fare. Due anni fa, noi avevamo un pacchetto azionario come provincia di Padova consistente sulle autostrade, abbiamo deciso di venderlo, siamo riusciti a venderlo anche bene, abbiamo incassato 48 milioni di euro complessivamente, e nel solo mese di gennaio noi abbiamo pagato 30 milioni di euro di lavori fatti a professionisti, ditte, aziende che stavano collassando. Cioè, vuol dire, questo è l'esempio, vuol dire, tu hai dei soldi pubblici, dalli ai privati, paga queste aziende che hanno. Fate dopo, caro bancato. Ma cosa non frega, hai più la tua proprietà? Ma è un indebolimento delle autostrade. E sai perché ce l'ha il pacchetto azionario? Solo per poter mettere dentro nel consiglio di amministrazione il proprio iscritto di partito. E basta. Questo vale per la Lega, perché per il partito di Cesaro questo non vale. Lo può chiedere. Ma vale per la Lega. Per il PD, il mio patrimonio azionario. Che non è un partito, è un centro di interessi. I lavori per la provincia, appunto. Sì. Cioè, cosa morire questi? Allora, Silvano Piazza, poi sentiamo ancora Moreno Martini. Io sono invece dell'avviso che autostrade o altre concessioni è meglio tenersele, perché sono delle rendite, e come altre società partecipate tipo quelle dell'energia e dell'acqua eccetera. Sicuramente certe società gestisce meglio il pubblico, su questo non ho dubbio. Poi uno mi dirà quale pubblico, sicuramente nel Veneto sì, e di questo bisogna andarne orgogliosi. Il problema è questo: uno, se calcoliamo i 20.000 forestali, perché è il classico esempio, uno mi dovrà dire chi li ha assunti, chi paga, chi li ha pagati finora e chi li paga le pensioni. Per pagare tutto questo, innanzitutto non c'è mai un responsabile. Secondo, ho dovuto mantenere le tasse alte, perché per pagare gli stipendi pubblici ho dovuto creare tasse. L'IMU era una tassa che nel Veneto era inutile, non serviva.
Qual è il problema? Che l'IMU poi va a Roma. E se non è l'IMU è la TARES. Ora il punto è qui, allora si creano patrimoniali e tasse per mantenere un sistema che non funziona. Io sono invece dell'avviso che un anno tutti i funzionari massimo 40.000 euro, tutti, si creano i costi standard, perché non ho mica capito il classico esempio di Zaia che cita sempre sul pasto nella sanità veneta e quella della Calabria. Questo, voglio dire, è uno spreco, ma perché la Corte dei Conti della Calabria non controlla? Allora io dico, mettiamo in galera la Corte dei Conti che non controlla, però quella del Veneto invece controlla. E perché non facciamo cambio? Allora, è questo il sistema. Allora io dico, a un certo punto bisogna pensare che c'è il pubblico che funziona, e molte volte, parliamoci chiaro, anche molti dipendenti pubblici prendono poco rispetto a quello che danno. C'è un privato che fa il furbo, perché ciò, fino a 3 anni fa, i famosi ligresti, carte patinate, Mediobanca che gli dava una mano, e dentro società di qua, di là, e questo è il problema. E tutti giocavano a golf tra di loro, perché canno magna canni anche a quei livelli. E ora, dopo che sei questi che si difendono, perché il problema è saltato con l'Igresti? Perché purtroppo ha fregato i suoi stessi compagni di ventura. Questo è il problema. Allora, c'è un mondo produttivo, soprattutto medio-piccolo, come diceva l'assessore, secondo me nel Veneto ottimo, un mondo industriale nella nostra zona ottimo, un pubblico nel Veneto secondo me ancora che funziona. Ma come stai dicendo una cosa del genere, che abbiamo le zone industriali vuote? Ma come si fa? Ma di chi è la colpa? Ma come si sono innovati i nostri imprenditori? Ma scusa, Pino Rossi, ma dov'è che vivi? Tu inizi. Ma scusa, ma se io devo pagare il 70% di tasse, se io, mio dipendente, do 1.300 euro al mese e mi costa 40.000 euro all'anno, Rossi, ma no, nei bere durante la pausa devi limitarti al tè, non a bere altre cose. Ma se il 30% delle imprese... Ma dai, Rossi, ma scusa, non devi dare fiato alla bocca solo. Ma non posso star zitto, ma né l'orticaria so sentirte. Cioè io pago il 70% di tasse, Cesaro. Un dipendente che guadagna, lei lo sa, Presidente, 15.000 euro, 16.000 euro all'anno lordi, a me costa 36-37.000 euro. È colpa mia se poi non riesco a produrre bene. Pino Rossi, lei non sa quello che dice? Veramente? Io ti dico, scusa, che il 30% delle imprese venete chiudono nel passaggio generazionale. Ma questo è un altro discorso. Ma se uno ha un figlio coglione, mi perdonerà, ma se uno ha un figlio coglione, ce l'ha, sia che fa l'imprenditore, sia che faccia l'ingegnere. Scusa, se tu, che vai, Cesaro, bravi, tu non sai niente. Mattino te sai niente, Pino Rossi. Ma non sai niente. Tu non sai nulla. Tu non sai nulla, nulla, perché tu non hai un'impresa che deve funzionare, non hai decine di dipendenti a cui devi dare il salario tutti i mesi, tu non sai quando c'è da compilare gli F24, tu non sai che il 30 settembre la mia azienda aveva una sessantina di tasse da pagare. Questo è il problema che ci sta affossando, e non affossa gli imprenditori. Io me ne frego di essere un imprenditore, io ho la responsabilità morale, civile, politica nei confronti della gente a cui do un lavoro, perché loro sono la mia azienda. È questo che ha fatto grande l'Italia, specialmente, come diceva l'assessore, che è del PD, ma nessuno è perfetto, voglio dire, ecco, è questo che... Non sono del PD. Può sempre iscriversi. Voglio dire che è questo che ha fatto grande la nostra nazione, ma soprattutto il Veneto, e ci stanno uccidendo. Monti, Letta dice adesso non sei siamo capace di fare un'analisi socio-economica del Veneto. Scusi, un'analisi socio-economica con la gente che muore di fame, se deve fare l'analisi socio-economica, ma non ne capisci niente, Pino Rossi, dai, sei anche simpatico, ma Sant'Antonio, ma me tu un maltese che è più simpatico e ci ragiono meglio. Ma scusa un attimo, ma che cavolo dici? È colpa degli imprenditori, è colpa di quei farabutti che permettono che la Telecom, per esempio, abbia 30 miliardi di euro di debito, 30 miliardi di euro di debito finanziario, e un imprenditore del Veneto non ha una banca, le stesse banche non hanno concesso 15.000 euro di fido
e bravo, questo si è ucciso. Questo, e chi ride su queste cose è complice, è un criminale come quelli che l'hanno ucciso. Porca di una troia, mi perdoni, ma sono incazzato. Ma sto qua da colpa gli imprenditori che noi ci spacchiamo il di dietro tutti i giorni. Io prima di venire qua ho ricevuto dal mio ufficio un insoluto di 39.300 euro. Cos'è che faccio io? Con quelli dovevo pagare gli stipendi domani. Valuta 9 di oggi, cioè 8 di ottobre, com'è che faccio io? Com'è che faccio? Cosa devo dire ai miei dipendenti? Tiro fuori i miei soldi che mi sono messo via perché faccio non solo la cicala, ma qualche volta faccio una gara formica, e glieli anticipo sperando che sto qua in settimana mi paghi. È questo, e tu dici che noi non sappiamo fare gli imprenditori? Tu non saprai fare il sindaco, ma io so fare l'imprenditore, porca Eva. Beh, magari tu sì. No, però. Però non credo che io non credo. No, è profondamente sbagliato, ingiusto questo attacco che sta facendo. Io non urlo sbraito, però è veramente una cosa. Noi siamo. Allora, vorrei veramente che lei venisse a capire tutte le difficoltà citate prima, che sono. Siamo eroi, quelli che riescono a sopravvivere oggi in questo sistema economico dove il pubblico non ti paga, dove i privati non ti pagano, perché tanto sappiamo che se non ti pagano non succede niente con il sistema che abbiamo noi, dove il mercato interno è completamente fermo, dove molti non hanno neanche la dimensione per poter cercare, noi in tanti pur di salvare il lavoro si sta cercando di aggregarsi, di trovare quella dimensione minima che ti permette di affrontare l'estero. È impossibile fare impresa in Italia, cioè chi ci riesce, e siamo in tanti che ci sbattiamo, ma non andiamo avanti ancora tanto. E se la colpa degli imprenditori vuol dire avere una visione veramente piccola di come funziona il mondo, vedete, obiettivamente. Però ecco, per non diciamo eccedere con i meriti che gli imprenditori senz'altro hanno, quali colpe possono secondo lei avere i titolari delle aziende del nord, che sbagli possono avere fatto? No, qualche sbaglio l'ha fatto. Allora, ce ne sono tantissimi di sbagli. Allora, in un periodo di vacche grasse, probabilmente non tutti hanno avuto la lungimiranza di innovarsi, di crescere. Questo sicuramente è stato fatto. Del resto tutti... Scusa, nel distretto di Artignano, scusa un attimo se ti interrompo, no, io credo che su 1000 imprese nessuno degli imprenditori attuali e tutti quelli che hanno chiuso sapeva fare un conto economico, hanno mai fatto un budget della propria azienda. Allora, però dico un'altra cosa, no, perché qui si sta confondendo cosa? Perché tutti i giovani industriali questo lo sanno fare. Lei prima ha detto sono falliti perché i giovani adesso mi sta dicendo una colpa che invece è dei nostri genitori, piuttosto quelli che non sanno fare il conto economico sono quelli della sua generazione. Noi tutti per cercare di sopravvivere siamo diventati molto più bravi di una volta. Noi siamo tutti molto preparati. Comunque andiamo avanti ancora su questo, su altri temi. Hanno dato il peggio di sé molti tifosi questa domenica, chiuse le curve di tanti stadi per cori razzisti. Anche a Venezia sono successe cose riprovevoli. Vediamo il servizio, vediamo cosa è successo con gli ultras. Uno striscione inquietante che forse allude alla recente tragedia di Lampedusa e un ancor più inquietante equipaggiamento da manuale delle giovani marmotte in versione neonazista, maceti e pugnali dall'elsa intarsiata coi simboli del Reich, bandiere che non lasciano spazio all'interpretazione, il tirapugno acuminato che sfigurò il 31 gennaio 2012 un giovane ultrà dell'Unione appartenente al disciolto gruppo Gate 22 di estrema sinistra. Quel giorno in via Tevere era andata in scena la battaglia finale col gruppo rivale dei vecchi ultras, tifosi della stessa squadra ma divisi da opposti estremismi politici. Un giro di telefonate per concordare il luogo dello scontro, poi la maxirissa tra le due bande. Dopo oltre un anno di indagini, poliziotti e carabinieri sono arrivati a identificare tutti i partecipanti allo scontro, emettendo 19 provvedimenti restrittivi tra obblighi di dimora e di firma e sequestrando il materiale neonazista. Tirapugni, coltelli, bastoni e anche svastiche, quindi segni di appartenenza e di esclusione degli altri. Può stare solo anche la lista degli avversari con i numeri, l'indirizzo, ecco, sta a significare che potevano essere pianificate anche azioni violente successive. Carnefice e vittima al tempo stesso, il proprietario del materiale neonazista era stato aggredito in piazzale Roma da tre tifosi di sinistra, ora indagati per tentato omicidio, era rimasto a terra col cranio sfondato da un oggetto contundente. Una vendetta per quanto accaduto poco tempo prima in via Tevere. Ora tutte le fasi dell'interminabile faida sono state ricostruite dal paziente lavoro d'indagine delle forze dell'ordine, grazie anche alla confessione di uno del gruppo
gruppo di destra che ha infranto una lunga tradizione di omertà. Purtroppo c'è qualcuno che pensa che lo sport sia da ricondurre a questi atteggiamenti. Ovviamente noi non la pensiamo così, non la pensano così milioni di persone che seguono il calcio. E quindi è giusto che tutti noi si dedichi risorse importanti a frenare questi fenomeni che ovviamente non possono che essere delinquenziali. Questi tra l'altro, assessori, in carcere finiscono quasi mai, vuol dire non è che vengono arrestati, presi e messi in gattabuia, no? nemmeno per qualche giorno, che con atti di violenza. Il problema del tifo nel calcio italiano è un problema pluridecennale. L'Inghilterra ha saputo risolverlo, aveva degli eccessi molto superiori ai nostri, con delle tifoserie che avevano dei contrasti che portavano a delle risse e a delle violenze sicuramente superiori a quelle che vediamo negli stadi italiani. Loro sono riusciti a risolverlo con il pugno di ferro, con le espulsioni dagli stadi e con degli stadi che hanno oggi un livello di tranquillità, di serenità e di vicinanza del pubblico agli atleti in totale sicurezza, quindi rendendo anche lo spettacolo molto più gradevole perché si può viverlo con passione senza temere alcunché per le famiglie. Sono le 22:39 in punto. 50 anni fa mancavano in questo momento 24 ore esatte alla tragedia del Vajont. Longarone era un paese in una valle, un paesino di poche anime, ogni tanto passava qualche macchina, i bambini a quest'ora erano a letto, c'è chi guardava la sciaura doppia, chi guardava il musichiere in casa di amici perché non tutti avevano il televisore e i baristi, quei pochi nel paese che avevano un albergo, un ristorante, un bar, aspettavano il traffico dei primi vacanzieri degli anni del boom, no? Con le 600, con le Alfa Romeo, quelle poche auto che c'erano, andavano già a sciare verso Cortina d'Ampezzo e passavano da Longarone prima di partire, prima di iniziare la salita verso Tai e verso altre località del Cadore. Mancavano 24 ore e domani a quest'ora il Monte Toc finiva nell'invaso, provocando una tragedia che l'ONU ha classificato come la più grave, una delle più gravi dal dopoguerra ad oggi. Ne parliamo domani sera. Morena Martini, ecco, però volevo sentirla anche su... Sì, io dico solo una cosa sul Vajont, perché sì. Io ho due concittadini che sono stati due angeli, erano alpini, e angeli del fango. Uno è mancato poco tempo fa ed era... Ernesto Bizzotto, e l'altro c'è ancora, è un carissimo amico ed è Giuseppe Bigolin. E è venuto, abbiamo saputo di questa loro, di questo loro lavoro, loro così come il lavoro di tanti altri giovani alpini, soltanto pochi mesi fa. Nessuno in paese lo sapeva, quindi insomma grazie per il lavoro che hanno fatto. Però questo è anche uno spunto per riflettere sul fatto che adesso si pensa allo svuotacarceri, però insomma questo Stato si occupa quando dei dissesti idrogeologici di un territorio come questo? Pensavo all'alluvione, l'alluvione, voglio dire, è successo di tutto, ma voglio dire, da questo le priorità non sono queste. Gli invasi sono ancora stati fatti, cioè lei ha visto cose incredibili, ha ospitato persone che sono state azzerate, industrie che sono state azzerate da in provincia di Vicenza, Caldogno, da noi e poi Padova e poi Rovigo, eccetera. Eppure i fondi non sono mai arrivati o non sono arrivati come dovevano arrivare, le aziende si sono rimesse in piedi da sole, si sono date da fare da sole, hanno ricominciato da sole, lo Stato è stato lontano, una grande catena di solidarietà da parte della gente, ma poi lo Stato centrale nulla. Allora io veramente... io da tanto che lo dico e mi ritrovo in tante cose che abbiamo detto stasera. Il discorso degli imprenditori, non dimentichiamo il ruolo che hanno giocato le banche, anche le banche del nostro territorio, le banche nate con i soldi degli anni del boom economico, che hanno fatto finanza invece di fare le banche. Io continuo a dirlo e voglio che mi vengano a prenderla a casa, perché
hanno giocato a Monopoli con i nostri soldi, e se noi volessimo andarci a prendere quei 4 soldi che abbiamo in banca, non avrebbero la capacità di pagarci, non ce l'hanno, perché i soldi li hanno fatti sparire. E queste banche, che sono legittimate a rubarci quello che abbiamo messo via, decidono la vita o la morte, come ha detto prima il... Cioè, governate da imprenditori, no, comunque hanno deciso, decidono la vita e la morte delle nostre aziende, dai, delle nostre aziende, che se, dai, guarda, che se, ma cosa ma dici, posso parlare io che state parlando voi da un sacco di tempo, basta, uno e anche l'altro muti, ben detto, bolla, ben detto. Oh, la professoressa, porco cane, dai, muti. Bravo. Allora dovrebbero, come in classe, decidono per uno sforamento di 5.000 euro di chiuderti l'azienda, di toglierti, ti bloccano il banco, ma ti bloccano la carta di credito, ti bloccano il bagno, ma ti bloccano tutto. Uno, due, ho sentito su Radio 24 una cosa che mi ha fatto diventare verde, isterica, di più di quella. Finalmente la regione Lombardia e la regione Lazio, scusate, ha deciso di creare al proprio interno, per i problemi della sanità pubblica, il centro di costi nella sanità. Ma come? Ma come? Cioè, ci sono regioni che lo fanno da sempre. Una siringa in Veneto costa 0,2, 0,20, 0,10. E non è che dici qua costa questo e in Campania costa 2 euro. Dici che all'interno della stessa regione, con gli stessi tecnici, con gli stessi politici che governano, una siringa, a seconda di dove la compri, costa di più o di meno e va a servire lo stesso ospedale. Dopo vengono a dire a me, al sindaco di Silea, al sindaco di Gaglio, che non dobbiamo sforare il patto di stabilità, perché se lo sforiamo noi non possiamo più essere rieletti, ma se lo sfora Roma, vedrai quanto tempo ci stanno a ripianare il loro debito, così come hanno fatto per altri comuni del sud Italia, li hanno salvati. No. Allora, il centro di costo, che va bene... Io lo dico da una vita, che va bene per tutte le cose in Italia. Se un alunno in Veneto costa 2.000 euro all'anno allo Stato, lo stesso alunno deve costare 2.000 euro in Piemonte, in Veneto, in Basilicata, in Toscana. Se il Veneto ha 25 professori ogni 200 alunni, lo stesso, i professori devono avere. Se è così per tutte le cose del pubblico. Un'altra cosa, e quella, anche questa mi fa arrabbiare molto, la gente se l'è presa con noi politici. Io sono orgogliosa di essere un politico, perché uno, ho un lavoro mio, io faccio l'insegnante, e presto del mio tempo alla mia gente che mi ha votata democraticamente mettendo una croce sul mio nome, ok, bene, quindi sono legittimata da un tot di numero di persone. I dirigenti dello Stato italiano, e sono tantissimi, troppi, non sono votati e prendono cifre astronomiche che nessuno di noi politici dell'ultimo paese del Veneto, della Calabria, ci sogniamo neanche di prendere. Quanto prendi? 300 euro al mese? No, io 900. 900? Prendi più di me. Voglio 900, dire, no, nessuno di noi politici pensa neanche di poter... Ho sentito quanto prende il presidente di Equitalia, 290.000 euro l'anno. 290.000 euro netti. E alla domanda della Zanzara, ti ritieni ricco? No. Assolutamente no. Allora mi deve dire secondo lui cos'è la ricchezza, perché se lui non si ritiene ricco, io sono al di sotto della soglia di povertà. Dirigenti andati in pensione, io parlo di un ambiente che conosco, che è il Ministero dell'Istruzione. Un dirigente in pensione da 6 anni, l'hanno riassunto, purtroppo durante il governo Gelmini, però anche noi non possiamo farle tutte giuste, è stato riassunto con un contratto di consulenza, quindi è sempre lui che prende sempre la stessa cifra, che non lascia il posto per altra gente che viene, e tutto quello che sta succedendo è tutto un susseguirsi di sbagli che porta la scuola pubblica ad essere quello che è. Quindi la gente se l'è presa con noi politici. Guardate che voi avete la possibilità di rieleggerci o di mandarci a casa, ma i funzionari sono lì e non rispondono a nessuno, tantomeno a noi politici. Noi dobbiamo creare un movimento contro i funzionari, e noi dobbiamo avere anche il coraggio, noi politici, se un funzionario non va bene dobbiamo mandarlo via. Tre lettere di
come si di richiamo, tre, alla terza è licenziamento per giusta causa. Non produci, non lavori, mi metti sotto il naso cose che non hanno senso di esistere, vai a casa tua, vai in mobilità. Allora, a proposito di aziende non virtuose, avrete sentito tutti parlare dello scandalo della North Europe Service, che è una società che gestiva i soldi, diciamo così, di Banca Intesa e di Veneto Banca. Un giorno vanno nel cavò, mancano 40 milioni. Pare che la colpa sia di due indagati, due dirigenti, che nel frattempo si erano comprati auto, macchine di lusso, case, eccetera. Vediamo le ultime in questo servizio della nostra redazione. Diversi beni sequestrati a Compiano? Sì, abbiamo fatto un sequestro di beni immobili, capannoni della società, di autovetture, di natanti. Adesso dovremo anche vedere appunto a chi sono effettivamente intestati, se sono riconducibili alla società o a Compiano, e il valore effettivo di questi beni, non il valore, diciamo, nominale. Eccoli i sigilli della Guardia di Finanza al tesoretto di Compiano. Sabato vi avevamo mostrato quali dove fossero a Villorba i capannoni dove erano gelosamente custodite le auto d'epoca. Quattro quelli posti sotto sequestro contenenti 400 veicoli tra auto, moto e bici da corsa professionali, sequestrate anche 70 barche, tra cui diverse di extra lusso. Giovedì prossimo, comunque in settimana, l'interrogatorio di Compiano in procura. Già interrogato dai magistrati il suo braccio destro, il responsabile delle sale conta della NES, Massimo Schiavon, secondo iscritto nel registro degli indagati. Schiavone è stato sentito come persona indagata, è stato sentito sì. Compiano si è dichiarato disponibile a essere sentito, ovviamente sarà sentito nel momento in cui la procura avrà a disposizione elementi da potergli contestare e per non ascoltare solo supinamente le dichiarazioni che lui vuol rendere. Accertato e ad oggi circoscritto alla sola Treviso, l'ammanco. Invece siamo in presenza di un ammanco di tipo fisico. I danari che, diciamo, non abbiamo trovato oscillano tra i 30 milioni e i 40 milioni di euro che sono stati gestiti dalla società. Per quale reato a carico di Compiano e Schiavon? Beh, per adesso stiamo lavorando sull'ipotesi di appropriazione indebita aggravata. Con il cambio di rubricazione del reato, passato da furto aggravato ad appropriazione indebita, ancora da accertare dove siano finiti i soldi. Ci auguriamo che una buona parte sia finita nelle cose che abbiamo messo sotto sequestro e che quindi in qualche modo si possa rientrare, le persone offese possano rientrare in possesso di quanto è stato loro portato via. Allora, il servizio di Anna Maria Parisi, North East Service, non North Europe come ho detto prima, ma ogni tanto, il porto di Molfetta, 150 milioni che sono stati arraffati e sono spariti. Poi uno guarda il Mose, si scopre che anche lì Baita, la Mantovani, insomma, ammanchi spaventosi, si saprà prima o poi dove sono andati questi soldi, dicono i magistrati. No, Marcato, voglio dire, cioè siamo un paese, questo è abbastanza trasversale. Mi chiedo come sia possibile, io ho fatto l'assessore comunale, adesso faccio l'assessore provinciale, insomma, vuol dire, com'è possibile che ci siano sti giri di milioni di euro? Veramente non... com'è possibile? Ma senza la complicità di dirigenti e politici, non è fisicamente possibile? O questi sono veramente degli illusionisti che fanno sparire, ma insomma credo di no. Beh, altrimenti... La provincia di Venezia si è visto che erano i tecnici, no? Poi che più o meno, sì, non so se... Certo, però sopra una certa cifra, voglio dire, anche il politico che porta le delibere in giunta si porrà, no, voglio dire, se un'opera pubblica parte che costa 5 milioni di euro e poi te ne presentano un'altra delibera che per la stessa cosa ne costa 15, ti porrà il problema del perché, no, succedono queste cose, perché anche tutte queste fatture gonfiate, questi lavori gonfiati, io veramente non riesco a capire. È abbastanza sconcertante. Ma dici che non sia vero o che è vero, però incredibile? No, è vero, però evidentemente c'è una commistione fra il politico, il dirigente e l'imprenditore delinquente.
Non è così bravo come tu pensi. Ma qui abbiamo un assessore a Venezia, no? Lei non c'entrava ai tempi, però il ponte di Calatrava, no? Lì mettiamo che non ci abbia mangiato nessuno, ammesso e non concesso. Ma voglio dire, ma quant'è che doveva costare? 2-3 milioni di euro? È costato 3 volte 3 miliardi 750 di lire, quindi è 1 miliardo e 9. 2 milioni di euro. E adesso, e quanto è costato alla fine? 15, 13, 12, 16. Ma Marcato, no, cioè, posso in Italia dire, succede io, questo? Ma io, anche là, a un certo punto, facciamo il farlo, butto via 2 milioni. Io sono un nuovo assessore, ne facevo politica prima. Altro, ma anche quelli che c'erano a quel tempo devo lì. Dire, no? Devo dire che pensare di costruire quel tipo di ponte con 3 miliardi 750, solo un visionario poteva pensare che potesse bastare quella cifra per fare un ponte così complesso in cristallo. Cosa era impossibile? Evidentemente qualcuno non sapeva di matematica. Ma gente, come diceva la professoressa sindaco, più professoressa che sindaco nell'ultima versione, ma allora sti funzionari cos'è che fanno? Sono strapagati per firmare una delibera del comune, non so, di Venezia, ma a caso, di 100, quando invece l'opera vale 1000. Ma allora, o sono inetti, o come diceva il sindaco di Cesaro, Cilea. L'Italia va male perché ci sono politici incapaci. No, Pino, scusa, generali, 500 generali, ci sono 500 professoressa, generali lo zittisca. Dai, l'Italia va male perché ci sono gli italiani, come diceva prima, non mi ricordo più se era lei. Hanno fatto il rinascimento agli italiani. Sta attento qua, forse altri tempi. Che sei un ignorante. Altri tempi. Io sono un ignorante, io te capisco un cazzo. Però voglio dire, gli italiani sono, cioè, un popolo di pecore, comunque avrà sempre e comunque un governo di lupi. Punto, chiuso, finito. È un sistema Presidente, la colpa è nostra, la colpa è nostra, la colpa è nostra, la colpa è sua, la colpa è sua. Ogni volta un comune su un lavoro importante fa una gara al massimo ribasso, accetta sconti fino al 50%, cioè è già lì, non è niente in grado di giustificare. È vergognoso, hai ragione. Possiamo fare però una giornata di riflessione, possiamo smetterla di avere queste commistioni pericolose fra politici e ditte che partecipano. Come si fa? Come si fa? Allora, io ho rinunciato, ho proprio rinunciato di incontrare imprenditori che mi chiedevano, io ho lavori pubblici, che mi chiedevano appuntamenti per chiarimenti, sono chiarimenti tecnici, parlate con i dirigenti. Io chiarimenti tecnici non ve li so dare, non vedo per quale motivo io debba interloquire con voi. Quella è una scelta di campo precisa che ho pagato molto cara, che ho pagato molto caro. Però anche qua voglio dire, la politica dovrebbe essere etica. Perché che cosa c'entra l'imprenditore con il politico che ti dà l'appalto? Cosa c'entra? Ma se il consorzio Venezia Nuova è gestito da politici, è ovvio che allora se basta. Vuole, allora scendiamo 5 miliardi di euro, pochezza. È ovvio che vengono gestiti da chi vi è messa lì. Mauro Fabris, che adesso è il presidente del consorzio Venezia Nuova, vuoi dire che in Veneto, io non ho niente contro Mauro Fabris, a parte i 6.000 euro che prende di vitalizio, che mi fa un po', vabbè, comunque sono meglio per lui, ma vuoi mettere che in Veneto non c'era nessun ingegnere, tipo Pino Rossi, che poteva in qualche modo gestire una roba del genere, e siamo dovuti per forza cascare in un politico, oltretutto della Prima Repubblica, mi pare un ex democristiano. Non è mica un peccato essere fascista. Professoressa, mi scusi. Ho detto così per dire, ma non è che volessi ruoli importanti è la classe dirigente magari appartenente alla corrente di posto. Questo è terribile. Io non mi stancherò mai di dirlo. Mio fratello si alza alle 4:30 ogni mattina per portare frutta e verdura nei vari mercati, d'accordo? Fa un lavoro massacrante, è mio fratello. Io con una telefonata, e perché lo sappiamo tutti che funziona così, con una telefonata la potrei mettere dove voglio, con uno stipendio doppio e senza problemi, con una telefonata. Io ho deciso di non farlo, lo fanno tutti, perché io ho pagato sulla mia pelle anche il fatto che quando sono arrivato in provincia, sia la prima che la seconda volta, a me sono arrivate subito le telefonate per dirmi subito, il dirigente lo cambi? Ma non sei essere bravo, no, lo cambi, te ne mando uno io. Io ho detto di no la prima volta, ho detto di no la seconda.
e io la sto pagando sta cosa qua. Certo. Alla terza cosa le hanno combinato, Marcato? Le hanno fatto un... Beh, insomma, voglio dire... quello che... No, ma penso di essere, il politico più sfiduciato del mondo. Lo ricordi perché credo che... non è che uno a Bassano... La settimana scorsa la maggioranza del Consiglio Provinciale mi ha sfiduciato. Senza motivazione, come sempre, però mi ha sfiduciato. Era scomodo. E una parte anche dei miei della Lega. E sei ancora però assessore? Sì, sì, mi non muoio mai. Perché era scomodo? Io non muoio mai. Però posso dire, sono quello che afferma Marcato, e io Marcato mi è proprio epidermicamente, scusatemi l'avverbio, simpatico. Ma subiettivamente simpatico. Però è di una gravità che è veramente estrema. Cioè lui sta dicendo che la politica è... voi che siete democratici per definizione, che la politica non è democrazia, che la politica è solo ed esclusivamente voto di scambio. Io ti voto e ti faccio votare se tu in cambio mi dai qualcosa. Sì. Marcato si è tolto da questo gioco, l'unico o uno dei pochi, l'ha detto lui, non lo dico io, uno dei pochi, e cosa è successo? Che l'hanno, che gli hanno detto, no, la democrazia ti sfiducia, la democrazia ti manda in mezzo alle ortiche e tu devi accettarlo. Perché rompi le uova nel panico. Ma allora, lei capirà, direttore, che io con la parola democrazia non ho sta grande dimestichezza, proprio per definizione mia. Però, ma questa è democrazia? Ma questa è libertà? Ma viviamo in un sistema che dove la maggioranza... Siamo in democrazia, ma in oligarchia. Ecco, va bene, ma assessore, ma va benissimo. Ma va benissimo. Ma lei considera una roba... Siamo passati ma considera che sia giusto questo? Siamo tutti colpevoli. Ma considera che sia giusto? Perché nessuno di noi è andato a Roma a protestare. Io non so, ma... No, a Roma... Nessuno di noi. Lei è andato? Si è andato. Io non sono andato. Si è andato una volta. Se io andassi a Roma, posso dire, se io andassi a Roma mi darebbero la mancina. Mi mettono in gabbia, proprio per definizione. Dov'è che vai là? A Roma, come? A piedi? Non si può, perché è impossibile. Per cui io devo trovare dei viaggi organizzati, capisce? Ecco, ma a parte questo, Marcato sta dicendo quello che tutti sanno. Nel Veneto tutti gli scandali che ci sono stati, perché non è mai venuto fuori nessuno? Perché ho letto una battuta felicissima, perché qua nessuno ha parlato per il Galateo. Perché quando si mangia non si può parlare, non si può aprire la bocca, capite? Capite ragazzi? Funziona così. Ormai la politica è diventato, absit in iura verbis, professoressa, ma la politica è diventato un grande ufficio di collocamento, ma non solamente per chi c'è dentro, ma per tutta una pletora di personaggi, oltremodo sindaco di Silea, anche non particolarmente svegli e efficaci in quello che fanno, che si sono trovati lì, è una garanzia, è un'assicurazione per la vita, è un'assicurazione per la vita. Poi quando Pino Rossi dice a lei, presidente dei giovani industriali, che mi spiace, ma soprattutto a me che mi spiace ancora di più, che noi imprenditori non sappiamo fare il nostro dovere, bisognerebbe sfidarlo a duello, a colpi di non so di cosa. Sicura attenzione. Sempre disponibile. Quando allora vuoi. Scusate, dobbiamo chiudere, 22:59, tra un minuto partono i nostri telegiornali. Vi ricordo domani sera la puntata di Focus sul Vajont, anzi vorrei invitare tutti gli abitanti di Longarone, di Erto, di Casso, tutti coloro che hanno la possibilità di testimoniare, i bambini del Vajont che hanno ancora gli occhi e i volti segnati da quella tragedia, da quei traumi indelebili, di telefonarci, di chiamarci. Se volete venire in studio venite. Domani sera possiamo ospitare anche 20 persone, se volete troviamo il posto qui per tutti coloro che da Longarone volessero venire. Domani è una serata importante per Longarone, tanti staranno lì, ma per chi potesse venire qui il posto ci sarà. Grazie a tutti, sono le 23 in punto, partono i nostri tre giornali. Ringrazio molto gli ospiti, un bel dibattito, molto vivo, molto interessante, tantissimi sms. Buonanotte, arrivederci. Grazie. A domani sera. Buonanotte.